qui con Mengoni, capitano del Cortina, uno dei migliori in campo per la formazione ospite. E, capitano, ti faccio subito una domanda. Partita bloccata, contratta, forse le dimensioni e la superficie del campo a voi sono state poco congeniali, forse questo ha inciso un pochino. Questo qua è un campo difficile, ci hanno vinto in pochissime squadre e dopo il primo tempo siamo riusciti un po' a prendere misure. Noi siamo abituati a bere al sintetico, quindi campo un po' più largo e più lungo, però il secondo tempo siamo riusciti a uscire fuori. Se mi permetti, ho visto una squadra che raramente buttava via il pallone, nonostante il poco spazio a disposizione, nonostante il Buenahonda prestasse veramente alto, voi comunque cercavate sempre di manovrare e gestire sempre il pallone. È stata comunque una partita fisica, soprattutto il secondo tempo, entrambe squadre cariche di falli, però noi siamo una squadra abbastanza tecnica, abbiamo girato bene il pallone, soprattutto il secondo tempo, e abbiamo fatto qualche palla gol. Loro sono abituati a giocare qua, hanno calciato molto, hanno creato anche loro, però anche oggi siamo riusciti a difendere bene. Perfetto, e con questa vittoria adesso gli obiettivi stagionali di classifica? Siamo in lotta fino alla fine, sicuramente per i playoff. Siamo terzi a pari merito adesso e mancano 5 giornate. E fino alla fine lotteremo per i playoff. Poi altre due stanno un po' più avanti, vedremo. Però pensiamo partita dopo partita per adesso. Qui con mister Marcelletti del Buenahonda. Mister, subito una domanda. Nonostante i punti di differenza tra le due squadre in classifica, questo sul campo non si è visto. Comunque va dato merito ai ragazzi nonostante la sconfitta. Sì, buonasera innanzitutto. Sì, cerchiamo soprattutto quando giochiamo tra le mura amiche di rendere la vita difficile a tutti quanti. Stiamo passando un momento un po' di crisi tra infortuni, giocatori che non si vengono a allenare per problemi di lavoro e stiamo pagando questa cosa. Anche oggi ci mancavano un po' di persone e alla lunga poi con queste squadre qua al minimo errore lo paghi tutto. Infatti dopo un primo tempo dove abbiamo sbagliato pochissimo e cercato di contenere gli avversari, secondo me abbiamo provato a forzare un po' di più e naturalmente abbiamo lasciato dei spazi e dei contropiedi che ci hanno tagliato le gambe perché sono stati letali e dove abbiamo messo i gol. Però è questo il nostro campionato, fino alla fine sarà così, è una sofferenza e dobbiamo sempre dare tutto in tutti i momenti. Reintegrando tutti gli effettivi a disposizione, possiamo evitare i playout? Io credo che direttamente i playout non ci riusciamo a evitarli. Dobbiamo farli, se dobbiamo giocarci tutto sui playout. Certo, se le altre squadre dovessero perdere qualche punto e noi ne approfittiamo, sarebbe una bella impresa perché visto l'andamento del nostro campionato, riuscire a salvarci senza passare i playout sarebbe veramente una grande impresa. Va bene. Ringrazio mister e in bocca al lupo per il proseguo.